no, ma un commento sulla situazione economica del comune: è davvero così critica? Il comune sarà davvero costretto a vendere i propri beni? Ma no, ma non è questione di vendere i propri beni, che se il governo non interviene dopo la sentenza della Corte Costituzionale, la situazione è drammatica. Non è seria, è drammatica. E io mi riconosco in pieno nelle parole di ieri del presidente De Caro. Non è un tema di Napoli. Con la sentenza della Corte Costituzionale saltano tra i 1500 e i 2000 comuni d'Italia, molti al sud, gli altri vanno in rianimazione politica istituzionale. Cioè, questo significa che il paese non riparte, perché se c'è il default di tutti questi comuni non si possono garantire i servizi essenziali, non si può garantire l'asilo nido, come il trasporto, come la raccolta dei rifiuti. Giustamente il cittadino può chiedere: ma questa perché accade? C'è una responsabilità dei comuni d'Italia? Assolutamente no, e questo rende ancora più forte la nostra rabbia, perché in alcuni casi c'è un debito storico, come Napoli, no? Che parte da un debito fondato da due commissariamenti pesantissimi, il terremoto e i rifiuti. A questo si sommano i tagli che tutti i comuni d'Italia hanno subito. Napoli in questi anni ha subito 1.500 milioni. Il cambiamento delle norme per gli enti che sono andati in predissesto. Pensate che io ho firmato un accordo col governo nel 2013 sul piano di riequilibrio e noi ci dovevamo prendere alcuni impegni e il governo altri. Noi l'abbiamo mantenuto, il governo ha cambiato le carte in tavola. Cambiando, è un fatto tecnico, ma bisogna dirlo, l'armonizzazione dei bilanci, passando dal bilancio di competenza al bilancio di cassa, questi incidono sulla liquidità. In più aggiungiamo che durante la pandemia i comuni non incassano praticamente più nulla, in più aggiungiamo che la Corte Costituzionale, con un, a mio avviso, un errore tecnico, pur rispettando la sentenza, il giorno prima che si dovevano approvare i bilanci, e meno male che ci siamo mossi preventivamente per farlo rinviare i 30 giorni, dice che questi debiti di cui i comuni e i cittadini sono vittime si devono recuperare in 3 anni, o quindi non più in 30 anni, o in un anno per quelli che vanno a votare. Quindi noi dovremmo recuperare questo debito storico in un anno. Quindi non è il termine si vende via Verdi. Se dovessimo ragionare con questa mentalità e non dovesse intervenire il governo, per fare il bilancio noi dovremmo vendere l'anima. Quindi mi sembra che l'anima di tutti. E quindi di fronte a questo il governo interviene, oppure il default è certo. Mi sembra che il governo stia capendo e interverrà, deve intervenire però subito, perché il termine scade il 31 di maggio, quindi il tempo non ce n'è più. E in più aggiungiamo, e davvero chiudo, che sui sindaci che dovevano finire il mandato, da una parte siamo soddisfatti perché amministrare ci fa sempre piacere, perché garantiamo servizi ai cittadini, sanno tante cose che possiamo fare, ma ci tocca fare un altro bilancio addirittura in condizioni estreme rispetto a prima, perché la Corte Costituzionale ci dice che dovremmo fare in pochi mesi quello che invece poi si fa nel bilancio di previsione per una nuova amministrazione che subentra, si fa con il pluriennale oltre che con l'annuale. Insomma, davvero questo lascia intendere di come certe volte non ci si rende proprio conto di che cos'è il paese reale da parte chi ragiona solo in termini di ragioneria, di matematica, di numeri e chiuso nei salotti magari di palazzi molto ben remunerati, molto tranquilli, molto lussuosi e molto istituzionali. È la prima linea che sta soffrendo. Fate presto, perché altrimenti tra un po' si chiude tutto.